Radio Radicale, siamo con Carlo Calenda durante il dibattito sulle comunicazioni che riguardano il Consiglio, il prossimo Consiglio europeo. Allora, voi come vi ponete? Volevo sapere che parti delle risoluzioni che vengono presentate, appoggiate e che coincidono con la maggioranza, e che cosa non vi è piaciuto di questo intervento della Meloni. Sì, guarda, noi condividiamo ovviamente il punto sull'Ucraina, come abbiamo sempre fatto da Draghi in poi. Condividiamo la richiesta di rinegoziare i termini della transizione ecologica o di impegnare le risorse a livello europeo che servono per farla accadere senza desertificare l'impresa italiana. Non condividiamo il mancato riferimento sul MES nella governance, non condividiamo la difesa dei balneari e soprattutto non condividiamo l'immigrazione. Oggi io focalizzerò il mio intervento su una proposta da maggioranza e opposizione per la gestione dell'immigrazione, dal controllo delle frontiere fino allo Ius Culture, e spero che questa venga accolta. Come ha trovato in genere tutto l'intervento della Meloni sull'invio delle armi, sull'appoggio all'Ucraina, che mi ha detto che lo condivide? Lo condivido, quella parte lì era molto netta, la condivido, perché oggi la Meloni ha detto a tutti noi: per favore fate opposizione, ma in modo, diciamo, moderato e civile. Ma io vorrei vedere cosa sarebbe successo con la Meloni all'opposizione se gli sbarchi fossero moltiplicati per 3 come oggi rispetto all'anno precedente. Avrebbe fatto e detto qualunque cosa di truculento. Quindi noi non lo faremo, perché non è il modo di fare politica, però bisogna essere coerenti. Se uno chiede rispetto, dà rispetto. Lei ha parlato del MES, ma non ha, diciamo, sulla parte che riguarda il patto di stabilità, sulla rinegoziazione, che valutazioni fa, se ha capito che cosa vogliono rinegoziare? Sì, no, allora quello che vuole rinegoziare Meloni non glielo so dire, so bene qual è la proposta della Commissione, cioè avere tempi di rientro più lunghi con controlli più stretti, in estrema sintesi. È una cosa abbastanza inevitabile, poi si può discutere sul tipo di controlli, quando scattano, eccetera, ma va nella direzione di una più realistica valutazione del debito e delle possibilità di rientro. Ecco, per quanto riguarda il MES, avete chiarito che differenza c'è tra l'utilizzo e la ratifica? Perché mi sembra che la cosa che non si riesce Ha perfettamente ragione. Non solo tra l'utilizzo e la ratifica, ma rispetto all'ultima volta pure tra il MES sanitario e il MES come accordo internazionale. Quindi c'è una grande confusione, è un tema molto complesso, il governo è prigioniero di una posizione ideologica che ha espresso precedentemente. Da questa posizione dovrà uscire, soprattutto perché con le crisi bancarie che ci sono, altro che non a ratificare il MES, ratificatelo subito. L'ultima cosa è il PNRR, qui c'è un decreto, credo, che modifica alcuni aspetti dell'applicazione. A che punto siamo e come giudica il lavoro che sta facendo il governo sul PNRR, se siamo indietro o avanti? No, siamo indietrissimo, come era ampiamente prevedibile. Non sono stati apportati i correttivi che noi avevamo detto, per esempio aumentare i fondi per la progettazione dei comuni e consentirgli progettazione all'esterno, quindi prendendo progettisti, perché non ce li hanno, se no, né, diciamo, il controllo più diretto rispetto a quello regionale. Dopodiché la proposta noi l'abbiamo fatta, cioè noi abbiamo detto: mettete dentro, oggi è consentito, fate un piano Industria 4.0 allargato ai beni ambientali e a tutta la parte energetica, una roba che può occupare intorno ai 40 miliardi di euro nel corso degli anni, e varate questo, perché se non riuscite a spendere voi, fate spendere almeno le imprese creando occupazione. Chiarissimo, grazie a Carlo Calenda.